Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Come vedete sono finita nuovamente per terra perché c'è un tempo grisissimo oggi. Ieri non mi sentivo tanto bene, non era il caso di girare, c'era ovviamente il sole, però ho questa busta, è della Pupa ma non c'è niente della Pupa, completamente piena di prodotti di make-up che ho acquistato, più altre 1, 2, 3, 4, 5 cose bio. Qua sul tavolino dove siete appoggiate, quindi ho voglia di farvi questo video mega video haul di make up e prodotti bio. Parto da questi e vi avevo messo la foto su Instagram perché sapevo che poi dopo non avrei girato a breve, insomma, in breve tempo, e quindi ho detto vabbè, intanto metto le foto. Spesso capita che magari acquisto qualcosa, due o tre prodottini, vi faccio la foto e così vi avverto tra virgolette là sopra. Allora, sono stata alla Coop pochissimo prima di Natale e ho preso due creme viso, una che è la mia preferita in assoluto, che è questa qua nutriente, appunto della linea Viverde Coop, adatta a pelli secche e delicate. È la mia preferita perché sulla mia tipologia di pelle è quella che si adatta un po' durante tutto l'anno e paradossalmente, per esempio, rispetto a quella con la striscetta azzurra, che è idratante per pelli normali, trovo più versatile questa, perché in inverno mi idrata di più, però allo stesso tempo in estate se ne applico un po' meno, non mi risulta così pesante come quella con la striscetta azzurra. E poi ho voluto provare questa qua, che ho già iniziato ad utilizzarla. Qua dice per pelli mature, rivitalizzante protettiva, con la fascettina viola, e appunto qua c'è la confezione che adesso butto perché questa ho già iniziato a utilizzarla la mattina, diciamo come crema giorno appunto, e mi piace tantissimo, quindi straconsigliate quelle due, il prezzo intorno a 4-5 euro massimo. Poi ho ripreso, anzi terminiamo con il prodotto della Viverde Coop, che è il burro corpo vellutante protettivo. È un barattolo da 200 ml, viene con l'apertura in questa maniera e il prodotto è molto 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 cremoso. Mi serviva una crema corpo con buon inci perché, come vi accennavo nel video sui prodotti top del 2014, voglio fare questa cremina per i capelli, e poi vabbè utilizzarla anche come burro corpo, che comunque l'ho già utilizzata una volta sul braccio tipo così e l'odore è buonissimo, quindi non vedo l'ora di provarla sia per i capelli che per il corpo. Prezzo anche qua intorno, diciamo, ai 5 euro, non mi ricordo. Poi ho ripreso per la terza volta l'olio di jojoba. La prima volta avevo utilizzato quello dei provenzali e poi sia la volta scorsa che questa, appunto, ho ripreso questo qua della Forsan. Come ingredienti appunto c'è solo il Sinmosia Chinensis Seed Oil. Vedete, l'unico ingrediente presente è questo, e viene nella sua boccettina di vetro scuro, che preferisco che sia appunto in vetro in questa maniera rispetto alla plastica di altre tipologie di oli. Forse anche la Forsan prima li faceva in plastica, però nella bottiglietta di vetro così scura si conservano meglio. È un 100 ml e a me piace sia da aggiungere per gli impacchi pre-shampoo per i capelli, sia da utilizzare prima di applicare la schiuma o comunque il prodotto che preferisco quel giorno, insomma, per lo styling dei ricci. E a volte anche come aggiunta sul contorno occhi, ma principalmente insomma per i capelli. È un olio molto leggero. Ok, e poi ho preso un altro olio dei provenzali, olio secco vegetale con estratti di frutta. Questa è la terza confezione che compro, non vedo l'ora di riprendere a utilizzarlo perché specie in inverno è un prodotto che mi piace tantissimo. Questo invece l'ho trovato a 3 euro a Sorrento. E adesso passiamo al make-up, che è abbondantissimo. E tra l'altro in questo haul ci sarà, insomma, una parte di acquisti che ho fatto sul sito Machiale, il mio secondo aiuto, il mio secondo, la seconda volta che acquisto da quel sito. Non è vero, scherzavo. Prima di passare al make-up, a Sorrento ho acquistato due Yankee Candle nuove che non avevo mai visto qua, specie una sono incerta. Allora, quella che non avevo mai visto è la Sweet Strawberry, che
che è un profumo molto dolce di fragola, questa qua, e la Season of Peace. Di solito queste qua bianche mi piacciono molto perché sono profumazioni molto delicate e le ho pagate 1,80 € nel negozio di articoli per la casa che prima era Ex Coin, che è in Piazza Lauro per chi è della zona, e là costano 1,80 €, da Coin costano 2,20 € adesso. Da Coin, per l'appunto, ho preso due matite per le sopracciglia di Catrice, sempre nella colorazione 030, perché le ho trovate e sono affine di tutte e due quelle che ho e non posso rischiare di stare senza perché le adoro. Sempre in tema di sopracciglia, mia suocera mi ha regalato qualche prodottino, sì. Tra cui questo prodotto appunto per le sopracciglia, questo kit della Benefit Brown Shaping, che praticamente è dentro c'è il suo bigliettino, sto passando un elicottero, stavo guardando, Lesson, e poi io ho preso nella colorazione light perché quella medium mi sembrava forse troppo scura. No, oggi ho utilizzato sempre la matita di Catrice. Questa è la scatolina, dentro escono le pinzette che fanno pena e due pennellini, uno angolato e uno per andare a sfumare, diciamo. Questo è il prodotto in crema e questo è il prodotto in polvere. L'ho provato un paio di volte, come si può vedere, però ancora non vi so dire niente di preciso. E poi un prodotto che amo alla follia, l'avete visto all'azione nell'ultimo mio makeup tutorial, mi preparo con voi, ed è il l'eyeliner Super Saturated Ultra Intense Waterproof Cream Eyeliner di Urban Decay. È favoloso, lo adoro, è nella tonalità Perversion, è un nero ed è questo qua. Come vedete l'ho già utilizzato tantissimo, lo adoro tanto, 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 tanto. Forse è l'eyeliner più bello che abbia mai utilizzato. E mi piace perché, non essendo in gel, quelli in gel risultano a volte un po' troppo liquidini, a volte mi vanno a sporcare le ciglia. Ce l'ho abbastanza, insomma, lunghette, non sono proprio corte corte, e a volte mi si sporcano e poi dopo quando vado a mettere il mascara, non risulta applicato in maniera bella perché magari si sono un po' appiccicate con il gel. Con questo non succede e questo ve lo posso già straconsigliare perché lo amo alla follia, appunto è il Perversion, mi piace da matti. Poi Nello mi aveva regalato a dicembre queste due palette di Sleek. Una mi sembra che l'ho anche utilizzata ed è questa qua. Sono le nuove palettine di Sleek che si chiamano Eye and Cheek Palette. Una è la Dancing Till Dusk, questa qua, la 027. Si aprono, hanno lo specchio ed hanno la pecca di, ok, il fogliettino è volato, che qua non si apre più di così. A me piace quando lo sportellino sopra, insomma, si ribalta totalmente. Vengono con i suoi due caspitielli. Quello a spugnetta magari è anche utile e questi appunto sono i colori. Questo più che altro secondo me è tipo un blush perché come terra è veramente caldissima ed è molto bello utilizzato come blush. Poi abbiamo un altro blush qua e questi quattro ombretti molto naturali. Questa l'ho già provata e mi è piaciuta tanto. Poi ovviamente di tutti i prodotti che vedete, se avete piacere che io vi faccia una review, un tutorial, che li utilizzi appunto in un mi trucco con voi, eccetera, eccetera, ditemelo, così do la precedenza a quelli che mi chiedete. E poi l'altra è la See You at Midnight ed è la numero 028 e i colori sono questi. Un po' più, diciamo, da look strong, da smokey eyes. Bellissima anche questa con i due blush e i quattro ombrettini. Poi, in un giretto per qua, a Risparmio Casa, ho trovato questa nuova linea di smalti della Dreamland che sono Gel Effect. Costicchiano per essere smalti, insomma, da come si chiamano questi negozi di casalinghi, perché comunque non è che è costato 1 euro, anzi 4 euro è costato. È poco, per l'amor del cielo, però comunque insomma è una marca insomma sconosciuta e non vedo l'ora di provarlo. Io ho preso il colore
Non si sa, perché già l'altra volta avevo visto che non c'era il numero. Non ho la più pallida idea. Comunque è questo rosa qua, che non vedo l'ora di provare, per farvi sapere com'è. È un Made in Italy e Make Up Milano, c'è scritto. Poi a Sorrento, aiuto, da Idea Bellezza, ho preso questi due prodotti della Debbie perché da me non li trovo. Per esempio il CAD, Gardenia, eccetera, eccetera, io non li ho trovati ancora. E ho preso sono tutti e due della linea Blush Experience Matte Finish, però il numero 6 c'è scritto bronze e comunque è una terra appunto, è un bronzer ma matte. E l'ho applicato oggi, insomma, per andare a scaldare un po' il viso. Non vi so dire più di tanto. Questo qua è il colore. E questo appunto è prelevato, insomma, abbondantemente sfumato sulla mano. E poi ho scelto il blush numero 01 Peach, che è appunto quello che indosso anche adesso. E più che un pesca, è un pesca rosa, con tanto rosa all'interno, più che pesca, non so dove lo vedano il pesca loro, ed è appunto quello che indosso adesso. Non so con queste luci che cosa si veda, perché a volte rispetto a come sono nella realtà si vede o una mazza o troppo. Comunque, poi sempre a Sorrento, anzi queste me le ha regalate mia suocera. Mi ha preso della Max Factor due matite labbra. Anche queste le avete viste, no, una l'avete vista su Instagram. Allora, la numero 16 Rose, qua c'è appunto della parte finale, si vede il colore. Si devono sono matite che insomma sono temperabili. E questo è lo swatch, è un bellissimo rosa carico, però insomma bello naturale, tranquillamente mettibile. Poi quest'altra invece, che è la 14 Raspberry, della quale vi posso fare già una recensione, che va in abbinata perfetta con un rossetto che vi faccio vedere dopo. E questa matita qua Raspberry, tra l'altro l'ho anche già temperata più di una volta perché l'ho utilizzata tantissimo, sia a dicembre che a gennaio. È la seconda più scuretta, è bella da morire e la tenuta, almeno di questa, è favolosa. Si contorna in modo facile, si va a fissare tranquillamente alle labbra e fa durare ancora di più i rossetti, specie quello che vi faccio vedere dopo. Le matite in questione sono queste. E poi l'altra che mi ha preso è della Clarins, ed è il crayon Lèvres 02 Ruby. E diciamo che è un rosso, questa qua. Bellissima già dallo swatch, non vedo l'ora di provarla sulle labbra e vi farò sapere. Appunto, tornando al rossetto che vi volevo, alla matita abbinata al rossetto che vi stavo dicendo, arriviamo agli ultimi prodotti, che sono tutti, se non mi sbaglio, del sito Machiglialia. Come potete vedere, sempre arrivato ben imballato, ci ha messo il giusto numero di queste, vedete, sono le pallozze, che la carta con le bolle enormi che vi volevo far vedere. Con la bolla d'accompagnamento e tutto, servizio perfetto. E questi sono stati alcuni degli autoregali che mi sono fatta per Natale. Poi mi sono comprata appunto altre cose, magari random, rispetto all'anno scorso, che avevo fatto una spesa un po' più grossina. Mi ero regalata la Naked 3 e la Naked Basics. Questa volta ho voluto provare tante cosette di una marca che è la Milani. E proprio a questo proposito vi faccio vedere questo rossetto favoloso, stupendo anche il packaging, che è il numero 17 Plum Rose. È favoloso, è buono il profumo, la tenuta è buona, però nel senso non è che dura 8 ore, a parte a me nessun rossetto dura 8 ore. Comunque ve lo faccio vedere. Ed è questo qua, coprentissimo, e appunto io lo metto in abbinato con la matita che vi facevo vedere sopra. È
È un colore talmente bello e poi risulta anche particolare sulle labbra che ho paura che qua in camera magari non renda, ma comunque è elegante. Boh, mi ci vedevo proprio bene, stava proprio bene e lo adoro tantissimo. Quindi questo rossettino qua lo so provare. Sicuramente comprerò altre cose perché questa marca mi sta facendo impazzire. Poi ho preso una... Aiuto. Una Lip Intense Liquid Color. Questa invece è arrivata proprio come il cartoncino, come se si fosse presa tipo al supermercato, diciamo. Era qua dentro. Penso ci siano tipo solo 4 colori. E questa è la numero, dice che è un nuovo prodotto innanzitutto, ed è la numero 02 Pink Rave. La tinta in questa maniera. Questa l'ho provata solo una volta. Il colore comunque rimane scritto sempre qua, il packaging è molto carino ed ha l'applicatore a spugnetta. È un fucsia, la fine del mondo, color pieno, intenso, però l'ho applicata una volta ed è passato un po' di tempo e non vi so dire più di tanto. Sono andata adesso a togliermi gli swatch e vi posso dire che la matita di Clarins ha fatto una fatica boia a venire via. Comunque, aperta e chiusa parentesi. Poi, sempre della marca Milani, ho preso un blush e due ombretti. Allora, il blush che ho preso... Oh, è venuto il sole! Praticamente durerà 30 secondi, infatti già vedo che sta riandando via. Comunque, ho preso il blush più famoso di questa marca, che io ci facevo la corte a questa marca da 2 anni, penso. Lo vedevo sempre dalle ragazze spagnole. Qua su YouTube ed è il numero 08 Corallina. Infatti si tratta di un blush cotto. Questo è il packaging, bellissimo e l'ho già utilizzato varie volte. Ora ultimamente l'avevo rimesso nel sacchettino perché aspettavo di farvi il video. È un blush color corallo che inizialmente swatchato ho detto oh mio Dio. È zeppo di glitter, poi in effetti quando si va a applicare col pennello sulle guance rimangono solo pearlescenze luminose. È qua, ma l'avete visto applicato anche in un mi trucco con voi prima di Natale. E poi sotto ha lo specchiettino e il suo pennellino che comunque cioè farà cagare per essere applicato magari per tutti i giorni così a casa, però nel caso magari siete fuori un ritocchino, è sempre un pennellino che c'è dentro, quindi questo qua. E poi i due ombretti, in dubbio fino alla fine su cosa prendere perché dagli swatch online erano uno più bello dell'altro, anche il packaging è molto molto bellino. Ho preso il Bella Cappuccino che è il numero 03. Ed è questo marroncino chiaro, appunto un color cappuccino. Questo l'ho utilizzato qualche volta nella piega dell'occhio, infatti swatchato così non è che renda più di tanto, l'ho messo qua, però quando l'ho messo insomma aveva fatto un effetto molto 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 carino nella piega dell'occhio. E poi ho preso un colore particolarissimo che è il 19 Bella Rouge. Ed è questo colore a metà tra un fucsia e un rosso, che almeno a vederlo così è anche swatchato, insomma. Mercoledì! Mi stava cadendo tutto e tra l'altro oggi è anche mercoledì, comunque, cazzatine a parte. Questo è lo swatch dell'ombretto. L'ho messo in un punto bellissimo, complimenti Alessia. E con la marca Milani abbiamo terminato. Allora, poi ho preso altre cosette, tra cui... Ah, mi ero dimenticata. Mia suocera mi ha regalato anche un blush, questo qua della L'Oreal, il numero 115 Accor Parfait Blush. Questo qui, che anche questo ha il caspitiello sotto, lo specchiettino, e poi qua c'è la scialda di prodotto. Che ha stampato un pezzettino di un puzzle. Questo è un colore molto 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 invernale perché è estremamente chiaro, però anche fine ed elegante. È un color matte, tra l'altro, bellissimo. E poi direi basta blush di nuovo Alessia perché, cioè,
Comunque questo qua l'ho utilizzato già qualche volta, molto buono anche questo. Vi ripeto, se vedete qualcosa che vi piace in particolar modo, poi chiedetemelo che ve lo recensisco. E poi ho preso il pennello della Real Techniques, che appunto ho già utilizzato, come potete vedere, ed è il Blush Brush. Io ne ho altri due di Real Techniques, questo è il mio terzo. Mi sono trovata benissimo con gli altri due, ho deciso di prendere anche questo qua. Come vedete ha una forma a bocciolo molto, molto cicciottella e io l'ho utilizzato con blush molto pigmentati andando semplicemente a sfiorare le guance con la punta del pennello dove le setole vanno appunto stringendosi. Bellissimo, cioè per ora mi è piaciuto, poi comunque ve ne parlerò meglio. Poi ho preso due rossetti della Wet n Wild. Io ne ho già due, questi sono gli altri due. Uno è quello che indosso, vabbè, rifaccio un close up così magari lo vedete meglio. Ed è la colorazione Smoking Hot Pink. Questo qua è lo swatch sulla mano e questo sulle labbra, ma me l'avete visto per tutta la durata del video. Questi rossetti mi piacciono da impazzire, peccato che fuoriescano un pezzettino fuori dal packaging e quindi, come vedete, anche qua ho sporcato il tutto perché insomma si rischia di decapitare il rossetto. E poi c'è questo qua che è un rosso che devo aprire insieme a voi perché ancora non l'avevo aperto ed è lo Stop Lighting Red. Ed è un rosso molto 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 acceso. Ultimo prodotto e poi giuro che ho terminato. Vi avevo detto che questo era un big haul di make-up. Ah, poi dopo ci sono anche tutti i campioncini che mi hanno dato. E appunto l'ultimo prodotto è questa palette della Makeup Revolution ed ho preso la Redemption Palette Romantic Smoked, che serve appunto per fare gli smoky eyes sui toni appunto romantici come la classificano loro. Questa qua si apre come vedete perfettamente ed è così che a me piacciono le palette che si aprano. Viene con il caspitiello, non ha appunto lo specchio ma fa niente. E questi sono i colori. Io l'ho già utilizzata, non è male, alcuni colori sono proprio buoni, altri sono buonini. E appunto qua ci si possono fare tantissimi smokey eyes. Ci sono 3 e 6 colori shimmer satinati e gli altri 6 sono matte. Questi 6 sono matte e poi ci sono i 6 shimmer. Ci sono 3 verdi, alcuni che vanno più sul borgogna, un marroncino, questo colore che mi intriga un sacco. E qualche colorino luminoso, insomma, che non guasta mai. E niente, ragazze, questi erano tutti i miei acquisti di make-up. Spero di avervi dato qualche spunto per i prossimi acquisti. Vi mando un bacio grande. Ciao e al prossimo video.